Passiamo al credito d'imposta sui software ordinari, novità di quest'anno, nel senso che fino all'anno scorso, 2020, erano esclusi in via generale i software di tipo ordinario, erano inclusi solo quelli Industria 4.0. Quest'anno è stata appunto inserita questa agevolazione che prevede un credito d'imposta del 10% per investimenti fino a 1 milione di euro per il 2021. Un credito d'imposta che scende al 6% per investimenti fino a 1 milione di euro per il 2022, quindi in analogia con quanto abbiamo visto prima. Anche in questo caso il credito d'imposta è utilizzabile in 3 quote annuali a partire dall'anno di entrata in funzione del bene e per i soggetti, anche in questo caso, con compensi o ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, è utilizzabile in un'unica quota annuale per il 2021. Credito d'imposta smart working, anche in questo caso sono ammessi come beni gli strumenti e dispositivi tecnologici destinati all'impresa per la realizzazione di forme di lavoro agile. Vi richiamo un po' sulla definizione strumenti e dispositivi tecnologici, quindi anche qui una definizione molto ampia di quello che può essere inserito su questo credito d'imposta. L'agevolazione è appunto un credito d'imposta del 15% per investimenti fino a 1 milione di euro per il 2021, non è prevista quindi questa agevolazione per il 2022. Anche in questo caso 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni. I beneficiari, anche in questo caso, sono tutti i titolari di credito d'impresa, inclusi gli enti non commerciali per l'attività commerciale eventualmente esercitata e gli esercenti di arti e professione anche in forma associata ed esercenti arti e professioni anche applicando il regime di vantaggio. Anche in questo caso, per chi ha un volume di ricavi o compensi inferiore ai 5 milioni di euro, c'è la possibilità di utilizzarla in un'unica quota annuale, sempre per il 2021, come abbiamo visto. Potete trovare la scheda completa e il testo del bando al link che trovate qui sotto e se avete bisogno di ulteriori chiarimenti potete contattarmi ai link che trovate sempre in questa scheda. Sono Franco Rasotto di Rete Agevolazioni.